Diminuisce la retta massima per i nidi di infanzia a Faenza, la più alta in tutto il comprensorio Ravennate. Il provvedimento è stato annunciato ieri sera dal sindaco uscente Giovanni Malpezzi durante l'incontro con i candidati sindaco organizzati dagli scout ai Salesiani. Con una delibera del 12 maggio 2015, la giunta comunale di Faenza ha così di fatto deciso di abbassare la tariffa massima di 630 euro mensili a 500 euro per i nidi comunali e per i nidi convenzionati, a partire dal prossimo anno scolastico. La decisione è stata presa, fanno sapere dal Comune, in base anche al forte calo di domande di iscrizione al servizio degli asili pervenute agli uffici di Piazza Rampi per l'anno accademico 2015-2016, meno 20%, attribuibile in parte al perdurare della crisi economica e alla difficoltà di far fronte alle spese incontrate da molte famiglie e purtroppo con una lettura ribaltata alla possibilità di molti genitori rimasti disoccupati di poter impiegare più tempo in compagnia dei figli. Per venire incontro alle famiglie faentine, l'amministrazione comunale ha quindi approvato la misura di contenimento della retta massima. La cifra di 500 euro è stata calcolata tenendo conto della tariffa media pagata dagli utenti nell'ultimo anno, 270 euro, raddoppiandola e quindi andando ad arrotondare per difetto il risultato ottenuto. Rimangono invariate invece le altre tariffe e il sistema tariffario vigente che assegna ad ogni utente una retta personalizzata. Le soglie di pagamento rimangono quindi identiche. 103 euro come retta minima per famiglie con ISEE fino a 5.500 euro, da 103 euro a 410 euro, con aumento proporzionale secondo l'indicatore economico, per ISEE fino a 21.000 euro, valore compreso, 410 euro per ISEE dai 21.000 euro ai 23.500 euro, valore compreso, da 410 euro a 500 euro, con aumento proporzionale secondo l'indicatore economico, per ISEE dai 23.500 euro ai 55.000 euro. 500 euro per ISEE superiori ai 55.000 euro. Si assesta sui livelli del comune di Ravenna quindi la tariffa massima richiesta alle famiglie faentine, anche se nel capoluogo di provincia il calcolo degli altri scaglioni di pagamento risulta decisamente più vantaggioso. Tuttavia, visto il calo di domande, l'abbassamento della tariffa massima non è l'unico provvedimento preso dall'amministrazione comunale, che ha inoltre deciso di riaprire i termini di iscrizione per gli asili nido per l'ammissione alla graduatoria per bambini nati prima del 31 marzo, scaduti il 7 aprile scorso. In tal modo, soddisfatte preventivamente le richieste di chi è stato inserito in graduatoria, potranno essere assegnati eventuali posti rimasti disponibili. Per chi non ha fatto domanda entro il 7 aprile, sarà possibile presentare i moduli di iscrizione all'ufficio infanzia del Comune di Faenza in Piazza Rampi fino al 20 luglio 2015, entrando così in una seconda lista d'attesa. Sarà poi costituito un ulteriore elenco come graduatoria aggiuntiva lattanti, riservata ai bambini nati fra il 7 aprile e il 15 luglio. Federico Lega per Faenza Web TV.